Detto che non so se era venerdì o lunedì, anche Alto Tevere Città di Castello ha depositato i documenti in Lega, quindi sapremo tra domani e domani l'altro se tutto sarà ok. Mi chiedono di chiederti perché ancora non hai annunciato Dolfo. Perché non posso, nel senso che oggettivamente non ha firmato e quindi non posso farlo. La cosa che posso fare, a differenza di quello che è successo 15 giorni fa, posso annunciare che Matteo Piano vestirà la maglia della Città di Castello. E guarda, Giovanni, hai fatto lo scoop della serata, anzi della settimana, così puoi vantarti di questo, insomma. Quindi e io sono, guarda, posso dirti che sono veramente felice di questo, perché al centro Rossi e Piano è tanta roba, lo ripeto. Non so quante società dal settimo posto in giù si possano permettere, Giovanni, un centro così. Lo sai che sta crescendo bene questa squadra? Sicuramente sui centrali c'è tanta simpatia, tanto entusiasmo da parte di tutta la città, e tanta voglia di vederli all'opera, anche perché conosciamo anche la statura dei ragazzi per averli già avuti a Città di Castello, e si va praticamente a ritrovare intanto due persone di sicuro talento e due persone che sanno stare e sanno fare gruppo. È stata una delle carte vincenti della passata stagione. A Valdemaro una domandina un pochino così più piccante la voglio fare. Ti ha un po' preoccupato From in ricezione nella World League Italia-Germania, dove è stato un attimino preso di mira? Chiaramente guarda, i palloni viaggiano ad altre velocità e c'è stato qualche commento sul fatto che diciamo che poi è stato cambiato di ruolo, è stato portato opposto, insomma. Abbiamo fiducia su From, no, Valdemar? Ma io credo che se qualcuno a Città di Castello non ha fiducia su Christian From, credo che si debba aprire gli occhi, perché credo che ci sia una stagione, quella scorsa, abbastanza evidente sul rendimento del giocatore.